Uè a tutti, sono The Huge e oggi parleremo di 10 cose che forse non sapete su Space Jam. Perché ho scelto Space Jam? Perché di recente è uscito il trailer del se seguito, remake, reboot, insomma, come volete chiamarlo, che di base era tanta roba e nulla. Prima che arrivi settembre, prima che esca il seguito di questo capolavoro, ricordiamo un po' com'era questo capolavoro, no? Se mi riesce, e spero proprio di farcela, farò addirittura una recensione su questo film perché è veramente tanta roba ed è l'occasione d'oro per me per iniziare a fare un po' di recensioni, partendo da uno degno di questo onore. Numero 1. Nacque prima di tutto da uno spot della Nike, consistente in Bugs Bunny che entra in campo con Michael Jordan e facendo tutti i trucchi da cartone. Questo spot riuscì a fare un successo tale che non potevano fare a meno di ideare un lungometraggio. Numero 2. Beh, Michael Jordan è un giocatore di fama mondiale e quindi non poteva anche durante il film smettere di allenarsi. Per cui sul set, tra i vari set, fu allestito un campo da basket in cui finirono anche per ritrovarsi diverse star del cinema, tra cui Schwarzenegger, Banderas, pure il cast di Friends. Insomma, divenne un ritrovo per le celebrità a cui giocare a basket. Numero 3. Questo film segnò il debutto di uno, insomma, dei personaggi più sessualizzati, magari sottovalutati, ma anche conosciuti dei Looney Tunes, che è Lola Bunny, che si ritroverà anche in altre forme, in altre versioni dei Looney Tunes, come Baby Looney Tunes e Looney Tunes Show Day e molte altre forme. Insomma, sarà un personaggio molto ricorrente, però a partire da questo film. Numero 4. Questo film di base risultò, cioè non fece successo subito a differenza dello spot. Questo film, insomma, ebbe come target principale i bambini, insomma, i più giovani, che con il tempo, attraverso l'effetto nostalgia, resero questo film sempre più celebre. Così, eccoci qua, dopo 30 anni, ad aspettare un nuovo film di Space Jam. Numero 5. I piccoli alieni ricorrenti nel film che diventeranno co-protagonisti insieme ai Looney Tunes e a Michael Jordan, oltre che antagonisti principali, insomma, non vengono mai nominati veramente. Però adesso in un'immagine riporterò non solo i loro nomi propri, ma anche i giocatori a cui hanno rubato il talento, perché loro, avendo rubato il talento sul campo ai giocatori dell'NBA, ne hanno anche assunto le sembianze. E in origine dovevano anche essere più simili ai suddetti giocatori, ma furono abbastanza modificati per renderli più mostruosi come il nome Monsters. Tanto per rimanere in termini di sembianze e di personaggi, il capo della Morrow Mountain, insomma, e anche il capo dei Monsters, ha come doppiatore e come base di forma del personaggio Danny DeVito, quello che fece anche il nuovo pinguino, il padre di Matilda Semitica e molti altri ruoli che non sto a elencare perché anche Danny DeVito è un attore molto degno di nota. 7. Nella scena in cui Taddeo e Sam tirano fuori le pistole è una chiara citazione a Pulp Fiction, quindi niente po' di meno che a Samuel L. Jackson e a John Travolta. Numero 8. All'inizio, quando si vede Morrow Mountain, ossia il parco divertimenti che ho detto e ridetto per il film, è possibile scorgere come piccolo riferimento, proprio minuscolo, il monolite che c'è nel film Odissea nello spazio, come omaggio a questo film di Stanley Kubrick. Numero 9. Quando gli alieni, anche chiamati Nerdlax, si travestono con un impermeabile e vanno allo stadio a vedere la partita dell'NBA,
è possibile vedere i due doppiatori originali. Uno è Dan Castellaneta, ossia l'originale di Homer Simpson, e poi un'attrice chiamata Patricia Heaton, nota per Tutti amano Raymond, una serie americana che io non conosco sinceramente, ma a dettagli. E infine, numero 10, la colonna sonora I Believe I Can Fly fu scritta appositamente per questo film. Cioè, io proprio non avevo idea, sapevo che questa canzone richiamava questo film, ma non pensavo fosse fatta apposta per il film.